Benvenuti, benvenuti, benvenuti a Salso Maggiore Terme, benvenuti al Festival 18 e 20, 18 e 20 tutti alle 18 e 20, molti dei quali realizzati qui in Piazza Libertà. Si sono alternati, si alterneranno i più importanti premi letterari italiani e non solo su questo palco, accompagnati da gruppi musicali, da Caterina Ceriolo per arrivare ai Rab 4, piuttosto che Maurizio Tirelli, Vanessa Vaccari, Man in Blue, e oggi abbiamo con noi i Do Yanks. I Do Yanks, che sono un gruppo musicale emiliano, reggiano emiliano, che celebra da diversi anni il famoso rocker canadese Neil Young. Sono capitanati dal mio amico Giampaolo Corradini, che non è solo un musicista, è anche un giornalista, uno scrittore valente, che scrisse un libro molto interessante, Studio Cells, pubblicato poi da Liberty. Ci vuoi presentare tu i ragazzi? Giampaolo Corradini. Grazie, grazie. Al basso qua dietro, cominciamo dal femminile, Patti Lusetti. Là dietro all'armonium e all'armonica abbiamo Gianni Campovecchi, mentre a quell'affare qui, che è una pedal steel, abbiamo Marco Parmigiani. Dietro la batteria abbiamo Daniele Sex Machine Prandi. Vai ragazzi. Fatemi salutare i miei artisti, Paul Testi e Maurizio Rioli, che eseguiranno sempre la loro art performance dal vivo. Oggi sarà qualcosa di diverso. Mi sembra di aver intuito che disegneranno la maglietta 18-20 in diretta oggi stesso. Il grande Flavio Ferri, che è l'art director delle riprese televisive, insieme alla regia di Adriano Boselli, e veniamo ai protagonisti di oggi. Voi sapete che questo festival è stato inaugurato da uno noto scrittore statunitense, che è John Lansdale. Oggi invece abbiamo uno scrittore dell'America del Sud, per la precisione un argentino che ora è da considerarsi pienamente italiano. Lui ha scritto, credo nel 2004, per Fernandella il libro Restituiscimi il cappotto, e poi ha scritto per Notte e Tempo di Roma, La Pelusa, poi ha scritto Sud 1982 e quest'anno ha scritto Il Riporto. Di questo, ma non solo di questo, parleremo insieme ad Adrian Bravi. Dove vuoi? Io avevo pensato là, ma... Ah, perché c'è la borsetta dell'amica. È una scrittrice, una giornalista, è un'autrice televisiva e anche una conduttrice. Lei ha vinto il premio Bancarella nel 2003 con Amiche di Salvataggio, e poi ha scritto altri 5 romanzi di successo, l'ultimo dei quali, Il cerchio degli amori sospesi, di Garzanti. Lo presenteremo oggi insieme a lei, non parleremo solo di questo, con Alessandra Appiano. Prego. Oh ragazzi, io volevo prendermi la libertà di offrirvi un vino rosé, è l'unica cosa che so di questo vino, ho finito tutta la mia... le mie conoscenze enologiche, ma abbiamo qui con noi, perché dovete sapere che noi tutti i nostri eventi li realizziamo in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, sempre, perché consideriamo il vino un importantissimo elemento culturale per la cultura di un popolo, un importante e significativo elemento. Di questo vino in particolare ci parlerà Anna Maria Compiani, che è una sommelier professionista. Grazie. Buonasera, come ha già anticipato il nostro amico Andrea, oggi abbiamo un rosé che viene prodotto con Malvasia aromatica di Candia e Pinot Nero, per cui è un uvaggio. Si presenta con un bellissimo colore rosato, tipo la buccia di cipolla, ha dei sentori estremamente freschi e morbidi. Parte dal sentore di frutta e fiori, ricorda tantissimo la rosa canina e anche quello che può essere un po' il frutto a bacca rossa. È sicuramente un vino che non ha necessità di
preparazioni molto importanti, per cui è degustabile in qualsiasi momento della giornata. In qualunque occasione. Grazie, grazie, grazie Anna Maria. Grazie. Il nostro amico Gian Gavino Sulas, purtroppo, oggi non è venuto, mi è capitato anche con Stefano Zurlo, quando abbiamo come ospiti dei giornalisti d'assalto che si occupano delle prime pagine dei casi più importanti, ci sono questi rischi. Stefano Zurlo quel giorno è stato bloccato in Val di Susa e oggi Gian Gavino sta andando a Perugia perché sta riniziando il processo a Meredith, però lo raggiungeremo molto probabilmente telefonicamente. Voi potete, vi ho fatto avere un goccio di vino, potete bere, tra l'altro vi adesso vi poi lo beremo insieme a loro, dopo alla fine lo degusteremo insieme al pubblico. E questo faccio anche per, cioè non lo faccio per aiutarvi, perché siete molto abituati al palcoscenico, quindi non c'è bisogno di nessun aiuto per questi signori. E ci sta una canzone di Neil Young, si intitola appunto Helpless. Helpless, che significa senza aiuto. Paolo Corradini. Alessandra, allora il tuo ultimo romanzo con Garzandi, tra l'altro, Il cerchio degli amori sospesi,
La storia è intrigante, parla di questa attrice bellissima, di successo, che ha tutto dalla vita, gli manca una sola cosa, l'amore di sua figlia Sofia, con la quale non si sono mai intese, al punto che poi tutto questo rancore che ha covato la figlia viene espresso in un romanzo che scrive la figlia, che diventa anche un bestseller. Quindi spoglia, mette completamente a nudo la madre, per cui insomma sono costrette poi una resa dei conti, anche questa attrice non può più recitare, deve confrontarsi. Poi c'è, in questo groviglio di sentimenti ci sono le sorelle, Benedetta ed Emma, che fungono un po' da catalizzatrici, da fluidificanti in questo cerchio di amori sospesi, appunto, che vanno spezzati in modo di costruire una linea retta. Ecco, appunto, io volevo parlare del tuo romanzo, volevo sapere quanto è importante oggi, appunto, la comunicazione tra madre e figli, insomma, quanto è importante in una famiglia il confronto. Ma intanto buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qui. Ma io ho parlato molto di donne, ho parlato molto di amicizia femminile, e quindi mi interessava indagare forse sul rapporto più complicato che c'è al mondo, il rapporto madre-figlia. E qui ho voluto proprio giocare con questa donna che apparentemente ha avuto tutto dalla vita, in un momento in cui nella vita non ha più niente, perché adesso questa donna non ha più niente, Chiara, cioè non ha più la bellezza per cui tutti l'hanno invidiata, non ha più la salute, non ha più i soldi perché aveva fatto questo matrimonione, e insomma il lavoro di attrice è un ricordo del passato. Ha solo questa terribile realtà, questo libro, questo bestseller della figlia, che si chiama Diario straordinario, che prende in giro un'abitudine della madre e che fa pezzi questa donna. E Chiara, che è sempre apparentemente è stata una donna, no, che viveva di pubbliche relazioni, diciamo del consenso degli altri, dello sguardo altrui, invece paradossalmente ritrova se stessa proprio in questo momento di dolore, si chiude in casa e risponde alla figlia con il suo diario straordinario. Per cui è sicuramente, dal punto di vista strutturale, il mio libro più complesso, perché ci sono i punti di vista di Chiara, la mamma, di Sofia, della figlia, e anche gli altri punti di vista delle figlie. A dimostrazione, insomma, che la realtà è molto difficile, no? Da stabilire, difficilissimo. E soprattutto una figlia probabilmente della madre capisce poco, e forse anche la madre, con tutto l'amore, deve andare in fondo a un dolore tremendo per poter mandare un messaggio convincente. Anche se poi alla fine è anche uno scontro fra la giovinezza e la maturità. Il diario straordinario di Chiara, molto dolente, che risponde alla figlia, è sicuramente più straordinario del bestseller della figlia, che è sicuramente carico di ironia, ma è molto dualista, è molto acerbo, mentre la mamma ha dalla sua l'esperienza e anche la sofferenza, perché probabilmente la figlia Sofia un libro così cattivo non l'avrebbe scritto a un'altra età della vita. Dalla sua Sofia, che è molto giovane, quindi è anche travolta da questo successo. Il libro ha tante chiavi di lettura, perché è un'indagine sul cosiddetto fallimento, cioè questa Chiara la becchiamo in un momento in cui parrebbe una fallita, e invece è tutt'altro che una fallita. C'è un discorso profondo sull'amore, che deve attraversare, deve fare tanti giri per esprimersi poi al meglio, e c'è un discorso anche un po' sull'arroganza della giovinezza, che crede di sapere tutto, e sulla consolazione dell'invecchiare, perché a nessuno di noi piace invecchiare, che però trova pace, perché Chiara è stata una donna anche che ha commesso tanti errori, anche perché ha avuto questa bellezza straordinaria che insomma talvolta mischia le carte, non tira fuori il meglio delle persone. Beh, insomma, ci sono tanti temi, insomma, spero che come sempre incontreranno il gusto delle mie lettrici, ma qui anche secondo me dei miei lettori. Tra l'altro, grazie Alessandra, tra l'altro il libro di Alessandra, ma anche quello di Adrian Brady, vi è presente in piazza, potete poi acquistarlo e farvelo autografare, credo che non ci saranno problemi da parte vostra. Tra l'altro, Diario straordinario è un titolo bellissimo.
ci avresti potuto il titolo primario era Diario straordinario, poi la parola diario è stata tanto abusata, il diario di Bridget Jones, eccetera. Io addirittura ho cambiato casa editrice con molta sofferenza, perché io ho fatto 5 romanzi di successo con la Sperling, perché mi volevo togliere un po' questa etichetta della scrittrice, chiamiamola Rosa, anche se non mi sono mai sentita tale, però insomma un po' della ciclite. Mi auguro un po' che sia un caso il vino rosé oggi. Il vino rosé. No, ma io non, per carità, le etichette se ti servono a fare un bestseller come Stato Amiche di Salvataggio vanno benissimo. Però diciamo che questo era il mio romanzo più forte, più denso, non lo volevo con una copertina colorata che confondesse le acque, e quindi non so se mi sono persa che cosa stavo dicendo, ma non lo so, è lo stesso. Ti faccio un'altra domanda, incalzo, no, volevo cambiare discorso. Tu fai molta televisione, ti piace, non sei uno di quegli scrittori, di quelle scrittrici che ahimè mi hanno chiamato in televisione, mi tocca farla, che palle, però devo promuovere. La fai con una certa soddisfazione, tra l'altro anche a me piace moltissimo. Tu sei convinta che la televisione sia ancora un ottimo, se non altro da un punto di vista ancora di potenzialità, un ottimo mezzo di divulgazione culturale, magari non espresso per come dovrebbe, ma... può tornare adesso. Io intanto faccio televisione, cioè vado in televisione spesso ospite, perché io ho lavorato per tanti anni dietro le quinte, nel senso che nessuno scrittore prima di fare un libro di successo può campare di libri, quindi un lavoro deve avere, era il mio lavoro. Per tantissimi anni ho firmato programmi, quindi spero di essere una persona anche con un bel carattere, quindi mi sono rimasti tanti amici nel mio ambiente di lavoro, quindi è anche un po' il mio mondo di riferimento. A me poi non piace tanto la vita dello scrittore che si autocelebra e che vive fuori dalla realtà. La televisione è stata anche un grande spunto nei miei romanzi, dove in realtà ho descritto, no? Prendendo anche in giro certi mondi cosiddetti scintillanti. Penso che serva molto farsi conoscere. Diciamo che la televisione serve per farti conoscere, cioè tutti sanno che Alessandra Piano è una scrittrice, come anche la rubrica che ho su Donna Moderna che si chiama Amiche di Salvataggio, come il romanzo mio che sinceramente ha avuto più successo. Non so fino a che punto, a meno che si abbia la fortuna di essere invitati in programmi come quelli di Fabio Fazio, ma sappiamo che sono per pochi eletti, non so fino a che punto serva in termini di vendita del libro. Però è vero che quando partono rassegne letterarie, eventi come questi, è più facile che una persona che è conosciuta sia chiamata. Sì. E quindi se io in un posto come questo anche solo conquisto 3 lettrici che non mi conoscevano, è importante, capillare. Quindi anche come mezzo promozionale La televisione purtroppo mi piacerebbe che venissero fatti più programmi sui libri, eccetera. Sì. Sappiamo tutti che è molto, molto difficile. È molto complicato, e quando quelli che ci sono spesso vengono mandati orari con la porta, si lavorava alle 2, alle 3 del mattino, ecco, per cui. Mentre invece altri programmi, quelli dove ci siamo conosciuti, tra l'altro Pomeriggio sul 2, eccetera, sono programmi dove secondo me non sposta la vendita di un libro, almeno io sono convinto di penso di no. Io ho notato però che, non so, la Garzanti proponeva 10 autori alle presentazioni, e spesso venivo, magari sono anche le tematiche dei miei libri, però un po' di popolarità sicuramente ti aiuta a far sapere alla gente che fai lo scrittore. Poi c'è anche il rovescio della medaglia, per esempio Barbara Alberti, che ha fatto tantissimi libri e diceva che da quando va molto in televisione tutti sanno che è una scrittrice, ma non esce più una recensione sui suoi romanzi. Ma insomma il discorso si fa lungo, poi, complicato, e anche un tantino polemico. Poi non è neanche facile, perché poi alcuni vanno in televisione e perdono punteggio, perché magari non so, perché poi voglio dire, uno scrittore non è, cioè non è un dovere di uno scrittore essere bravo in televisione, ecco, scordiamo, cioè una cosa che aiuta, ma non è un dovere dello scrittore. Sì, ma anche se appunto si può poi anche scindere, no? Probabilmente vieni invitata, si spera, perché in mezzo nel caso mio, nel campo femminile, dove viene un po' invitata qualunque diciamo soggetto anche poco parlante, perché purtroppo c'è molta questa discriminazione, magari
dire due cose sensate può anche aiutare, essere piacevole, sì. Non so, a me fa molto piacere quando incontro una signora che mi dice ah mi piace come parla, dice sempre così, si pone in maniera garbata. Credo che sia anche un altro modo per dimostrare insomma che le donne in televisione non sono tutte di uno stesso tipo. Tu sei garbata, sei garbata, è vero, fate un applauso, sono testimone, sei garbata non soltanto in televisione ma anche dietro la televisione. Io ti ho conosciuto il trucco, se non sbaglio. No, io vado sempre a trovare, anche quando vado in radio io mi faccio truccare. Ma sai, un grande scrittore diceva che dopo i 40 anni ognuno ha la faccia che si merita. Io penso che se sei una persona garbata vivi meglio e invecchi meglio, lì. No, io lo so che non ti dirò mai, non ti farò un complimento così sfacciato in questo momento, prima di tutto perché c'è mia moglie in platea, però insomma, voglio dire, Alessandra Appiano è una bellissima donna, ma questo nulla toglie alla sua bravura di scrittrice, di professionista. Grazie mille. Anzi, aggiunge. Parliamo invece del discorso opposto, no? Che adesso che poi in realtà con te non parliamo di immagine, entrando nel vivo del tuo romanzo. Adrian Bravi, questo scrittore italiano-argentino-italiano, l'ho conosciuto a Recanati. A Recanati, nella piazzetta proprio tra la casa di Leopardi e quella di Silvia, dove noi eravamo lì in mezzo, c'era questa, ero con Andrea Pinkes, e la sera c'è Andrea Pinkes, ma guarda, è fantastica questa cosa, non l'avevo mica vista. Bello. È incredibile questa cosa, non l'avevo vista. Il dono della ed eravamo proprio in mezzo a questa piazza, la serata verteva su un tema del tipo dal pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi all'ottimismo cosmopolita di Andrea Pinkez e Andrea Villani. Lì conobbi Andrea, ma era una cosa incredibile, eravamo in questa piazza, una serata nella quale probabilmente Giacomo Leopardi non sarebbe piaciuto a Giacomo Leopardi, ma a Silvia si sarebbe divertita molto. E ho conosciuto Adrian, lo conoscevo già come scrittore, ho avuto il piacere di iniziare a parlare con lui, entrare un po' più nel vivo della sua letteratura, che è una letteratura importante, cominciato con Fernandelli, continuato con Notte e Tempo, eccetera. Adesso questo romanzo, tra l'altro, è nella terna del Commisso, la 30ª edizione, quindi speriamo, abbiamo portato fortuna a moltissimi autori qui, e speriamo di continuare a portarla. È un romanzo davvero interessante e intrigante, perché questa famiglia, i Gherarducci, Arduino Gherarducci, che tra l'altro sembra un nome inventato da Rinaldo d'Aquino, del Dolce Stil Novo, che hanno questa particolarità del riporto, no? questa calvizie che si tramanda di padre in figlio, ma che loro attraverso il riporto cercano in qualche modo di nascondere, ma creano nel riporto una vera e propria arte, cioè un fatto etico. Tant'è vero che poi, una volta scoperto da un suo studente, costretto a fuggire, a fare questa figuraccia, va in questa grotta vicino a questo paesino marchigiano e se ne va portando con sé poche cose, ma porta con sé l'Etica di Spinoza, che tra l'altro è un libro, secondo me, che non l'hai scelto a caso, perché per loro è un fatto etico, il fatto di... Tutti voi sapete chi è Spinoza, che è poi il perfezionatore degli studi di Cartesio, ha fatto la materia e la sostanza. Secondo la differenza era che, secondo Spinoza, la sostanza era Dio, quindi tutto il resto era attributo. Con questa mia considerazione abbiamo perso qualche migliaio di telespettatori. Continuiamo. No, nel pubblico sì, è a casa che se ne vanno. Vorrei che tu mi entrassi nel vivo del tuo romanzo e semmai mi dicessi non è vero quello che hai intuito. Io volevo parlare d'altro. No, non è vero questo. Affatto. No, ma è così. Allora, il romanzo parla appunto di una famiglia di cosiddetti riportati, cioè il nonno si faceva il riporto in un certo modo, il padre in un modo e il figlio in un altro. E a me interessava molto questa tematica del riporto, ma soprattutto mi interessava molto il tema della fuga. Era un periodo che avevo letto tutta la letteratura sulla fuga, dal racconto questo di Hawthorne, il Backfield, o Henry James, il Brooksmith, quel libro bellissimo che è L'anno della lepre di Pasilina, che sono tutti libri che raccontano un po' il tema della fuga. Tutto questo perché avevo letto un articolo sull'Internazionale che parlava dei giapponesi
che a un certo punto della loro vita, o perché perdono il lavoro, sono costretti a abbandonare proprio la propria identità, la propria famiglia, tutto quanto, e crearsi una nuova identità altrove, in un'altra città e così via. Mi interessava molto questo. Poi mi è venuto in mente il tema del riporto, allora ho pensato che, perché un po' il punto neuralgico del libro è che a un certo punto il protagonista, Gherarducci, come diceva Andrea, che tra l'altro è un'antica famiglia di Recanati, fa l'insegnante, il ricercatore, è a lezione dietro la cattedra, sta facendo una lezione, appunto, e all'improvviso si alza uno studente senza nessuna ragione e lo spettina così davanti a tutta la platea. Da quel momento in poi la vita di questo personaggio cambia radicalmente, abbandona la famiglia, abbandona il lavoro, tutto quanto, e va a vivere in montagna, cioè va a vivere in una montagna, in una grotta. E appunto io ho pensato che, insomma, che questo gesto poteva costituire proprio una ragione per poter abbandonare il proprio lavoro, la propria famiglia, e crearsi una nuova identità. Era un po' su questo che si gioca il libro. Perché il riporto poi, tra l'altro, nell'immaginario dei Gherarducci è essenziale, perché questa famiglia è come se vedesse il passaggio dal riporto alla rasatura come uno spaccato storico, come una perdita di una certa eleganza, ecco, è una sorta di apologia anche del riporto, volendo. Ed è un po' su questo che si gioca, no? Fare un'apologia di un'arte che non esiste. È interessante più, questa coincidenza, perché tu hai scritto un romanzo sull'arte di coprire la calvizie attraverso il cappello, no? Mentre invece Andrea Pinkez ha scritto un romanzo sulla depilazione, depilando pilare. Io quasi quasi ne approfitterei, Andrea, ti farei dire una cosa a riguardo, perché, cioè, vi assicuro che non è per niente... No, non era previsto, ma anche io mi sono materializzato. Sì. Ma niente, Depilando Pilare è un libro sul rapporto tra la pelle e il pelo, ma comunque il fatto di depilare o di far crescere è comunque qualcosa che nasce da una necessità. Depilare forse vuol dire anche chiarire un mistero. Il fatto dell'accarezzare i capelli di lui, che non è propriamente un capellone, un beat, avrebbero detto negli anni 60, invece creare un mistero sul quale indagare. Grazie Andrea, grazie del tuo contributo. Cioè, non andartene. Io ascolterei un Andrea Pink, belle queste sorprese, vedi, questo è il Festival 18-20, così noi andiamo avanti così. Ascolterei volentieri un altro pezzo. Avete qualcosa di Neil Young in repertorio? Aspetta che ci penso, sì, direi di sì. Questa si intitola Out on the Weekend. So down today.
fine, she's in my mind. I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, trying to make it big. Can't relate to joy, he tries to speak. Pictures on the wall, they make me look up from a big breast bed. Now I'm running down the road trying to stay up somewhere in her head. Woman, I'm thinking of, she loved me all up, but I'm so down today. She's so fine, she's in my mind. I hear her calling. See the lonely boy out on the weekend, trying to make. Youngs. Bravi ragazzi, grazie. Abbiamo un collegamento, scusa, ci fermiamo. Gian Gavino? Sono qua, buonasera. Allora Gian Gavino, mi hai fatto lo stesso scherzo che mi ha fatto Stefano Zurlo, eh? Noi siamo il terzetto del pomeriggio sul 2, mi avete tradito entrambi. Non sei potuto venire qui a 18:20 perché sei a Perugia. Domani inizia il processo Meredith, il processo che tu hai seguito sin dall'inizio, vero? Ecco, io volevo farti una domanda diretta, precisa e anche un po' cattiva, proprio perché circa 3 anni fa, non appeso sul 2, ma proprio l'Italia allo specchio, io mi permisi, ma lo rifarei, di non attaccare, ma insomma trattai un po' male i genitori di Amanda Knox, perché hanno avuto un comportamento che non è stato davvero eccellente. Se i familiari della vittima di Meredith hanno dato al mondo invece un esempio di grande dignità, loro invece hanno attaccato il nostro ordinamento giuridico, hanno attaccato la polizia, i magistrati, tutti, e mi è sembrato così da parte loro, direi, per usare un termine morbido, scorretto. Ecco, il clima attorno al processo com'è? Loro come si stanno comportando? Ma il clima attorno al processo, in attesa soprattutto dell'udienza di domani, è di grande attenzione e oserei dire di grande tensione, perché l'udienza di domani sarà, se non decisiva, certamente molto importante. Ma ripeto, siamo più vicini forse al decisiva, l'aggettivo decisiva, perché domani ci sarà il dibattito sulle superperizie che, da quello che si è saputo ufficialmente, scagionerebbero completamente i due imputati, cioè Raffaele Sollecito e Amanda Knox.
perché i superderitti avrebbero accertato che non c'era il loro profilo genetico, cioè il loro DNA, né sul coltello che sarebbe stato usato per uccidere la povera Meredith Kerker, né tantomeno sul gancetto del reggiseno, dove invece era stato trovato in primo grado il DNA di Raffaele. Quindi domani sarà una udienza, oserei dire, spartiacque, o si va di qua o si va di là, e perché se vengono a cadere queste due prove scientifiche, francamente contro questi due ragazzi resta poco, anzi resta pochissimo. Per quanto riguarda l'atteggiamento dei due genitori, e voi avete ragione, cioè tanto l'atteggiamento dei genitori di Meredith Kerker è stato sobrio, tranquillo, posato, oserei dire signorile, fin troppo distaccato se vogliamo per noi italiani, fin troppo, cioè si sono affidati alla nostra giustizia e hanno detto semplicemente faccia il suo corso, accerti le responsabilità, stabilisca la verità. E a noi andrà bene così, pur nel nostro grande dolore, perché comunque una figlia a noi non ce la dirà più nessuno. I genitori, in particolare la mamma di Amanda, ma vedi, la mamma di Amanda è attorniata da un'opinione pubblica americana molto molto forte, direi, oserei dire quasi compatta, sì, e ha criticato aspramente il nostro ordinamento giudiziario, ma soprattutto ha criticato aspramente il modo di procedere che c'è stato da parte delle autorità inquirenti a Perugia, prima la polizia e poi la magistratura, perché loro considerano assolutamente inconcepibile che due persone, in questo caso certo due ragazzi giovani, due ragazzi di 20 anni, possano restare in carcere per 4 anni, quasi 4 anni, e non si sa ancora se sono colpevoli o se sono innocenti. Per loro il fatto è assolutamente inconcepibile. Purtroppo per noi in Italia è quasi normale. Io non lo so francamente chi tra i due abbia ragione. È un problema tutto da dibattere. Io ti ringrazio moltissimo, ti saluto, ti saluta il pubblico. Quindi 18:20, spero di vederti dal vivo molto presto. Ciao, grazie, ciao Giangherino, Andrea, e grazie. Buon lavoro e buon proseguimento. Grazie, grazie. Caro, ciao. Di nuovo, grazie tante. Eccoci qua, sì, rimane sempre il fatto che il nostro ordinamento giuridico dei tempi di Giustiniano c'è da qualche millennio. Insomma, vabbè, poi comunque cambiamo discorso, perché poi queste sono quelle cose che mi infervono in situazioni che non è il caso di... Torniamo a parlare donne. Del ruolo della donna oggi, perché sia la Simpos che Andreina Switch, forse la Switch mi sembra più decisa, la Simpos magari era più possibilista, sul fatto che la donna sta perdendo terreno, cioè quel ruolo che ha conquistato in anni di battaglie ultimamente sta quasi scivolando all'indietro. Ma io sarei un po' più meno pessimista, right, nel senso che in questi anni si sono comunque fatti dei passi avanti che erano inimmaginabili anni fa, ma anche su cose banali. Io avevo una nonna in casa che è rimasta vedova molto giovane, lei non si è mai sognata di vivere al di fuori della famiglia, di uscire con le amiche, di farsi una vita sua. Penso che davvero il successo di Amiche di Salvataggio, tu hai successo quando racconti qualcosa che c'è, e questa per esempio della solidarietà fra donne, del fatto che fanno squadra assieme, che si divertono assieme, vanno al cinema, viaggiano, si aiutano, perché quante donne aiutano l'amica che è rimasta single col bambino a tirare sul figlio. Questa è una realtà che non viene mai molto celebrata, perché piace molto, diverte molto di più parlare di competizione nel lavoro, che le donne non si aiutano, ma nel lavoro nessuno si regala le cose, non mi risulta che i politici si regalino le poltrone o via dicendo. Nell'amicizia per esempio, secondo me, le donne stanno dimostrando da tanti anni che hanno una, secondo me, una bella autonomia, che non vuol dire essere contro l'uomo, ma vuol dire sapere vivere molto bene anche da sole. Per parlare proprio di una cosa molto semplice, senza quante signore sono venute a dirmi: ma io quando sono rimasta vedova, sì, mi sono stati vicino i figli, ma quelle che mi hanno aiutate sono state le amiche.
questo veramente, quando io ero bambina, mi metteva così tristezza questa nonna che viveva solo per noi, perché mi sentivo proprio un po' la responsabilità del fatto che quando sarei cresciuta, quando lei non mi avesse più portato in giro, questa donna, beh, insomma, che cosa aveva da fare? Cioè, era famigliocentrica. Questa, secondo me, è una conquista che va sempre più avanti e non se ne parla mai abbastanza, perché si tende sempre a vedere appunto l'invidia fra donne, la gelosia, la cattiveria. Vabbè, questo, gli esseri umani hanno le loro pecche, ma questo vale per tutti. E poi comunque, insomma, le donne hanno conquistato l'autonomia, posizioni sul lavoro. Io non sarei così pessimista. Sicuramente ultimamente c'è stato uno scenario un po' deprimente, che però vorrei ricordare non riguarda la maggioranza delle persone, perché la maggioranza delle ragazze si impegna, studia, non è che tutte vogliono diventare veline, letterine, raccomandate attraverso una sfilza di letti, eccetera. Sicuramente è triste quello che si vede rappresentato, per cui io ripeto, secondo me sono molto importanti anche piccoli passi, anche donne pubbliche che abbiano appunto un'immagine garbata, pulita, anche dire alle persone, io lo dico sempre a chi mi scrive, a chi mi chiede, dico guarda, io non ho nessun santo in paradiso, infatti probabilmente ho ottenuto un decimo di quello che avrei potuto, però io sto bene, cioè io non credo che tante ragazze che abbiamo visto salire alla cronaca per motivi non del tutto nobili e che non nobilitano loro e non nobilitano nemmeno gli uomini, intendiamoci bene, perché sì, sennò qui diamo solo la colpa a loro. Io quello che mi ha colpito era l'infelicità, era lo squallore, era il cinismo, perché se tu sei cinico a 20 anni hai perduto qualcosa di importantissimo. Una persona che è cinica a 20 anni ha perso tutto. Io questo l'ho detto anche nella puntata che aveva fatto Vespa sulle escort eccetera, dove secondo me si è creato per esempio un bel clima di solidarietà femminile. C'era la direttrice di Gente, che io conosco poco, c'era Camilla Baresani in collegamento da Milano, c'era la Paola Cortellesi. Ecco, qui mi dispiace, faccio la femminista, faccio quella contro gli uomini che di solito tendono a fare un po' i galletti, a volere essere loro, no, l'opinionista della situazione. Si è creato fra noi quattro una bellissima empatia e siamo riuscite, secondo me, a dire delle cose importanti, perché bisogna ricordarlo che questa strada non porta, no, non solo da nessuna parte, ma porta anche a una grande infelicità. Io ho una grande pena per le persone che pensano attraverso il loro colpo, attraverso il cinismo di arrivare a qualcosa, perché poi non è vero che le persone sono così ciniche. No, ma infatti io non ho neppure immaginato per un solo istante che fosse in qualche modo regredita la donna in sé. Ma è come viene comunicato oggi, come viene comunicata la donna, soprattutto come viene comunicato il corpo della donna, che è uno squallore tipicamente italiano, perché se vai negli altri paesi d'Europa questa commercializzazione del corpo della donna attraverso l'utilizzo anche dei veicoli pubblicitari, sì, eccetera, non è così smodato, è proprio una cosa tipicamente italiana. Però ahimè, si sono fatti, cioè voglio dire, c'è proprio un premio sulla pubblicità che tra l'altro ha indetto la Daniela Brancati, che è una giornalista, una scrittrice, fa parte, no, del nostro gruppo, perché con altre, con la SIPOS e altre scrittrici abbiamo fatto dei libri i cui proventi sono andati in beneficenza. Ecco, per esempio, eravamo 24 donne diversissime, siamo diventate amicissime e insomma si fanno delle cose, si dicono delle cose, sono tanti anni che sì, hai ragione tu, diciamo dagli anni 80 in poi c'è questo eccesso, però insomma non ci dimentichiamo che comunque anche molto prima le attrici più famose erano arrivate a diventare attrici attraverso i concorsi di bellezza, cioè sì, non demonizziamo una situazione che sicuramente è involuta,
Però io penso che poi, come succede in queste cose, sta un po' passando di moda tutta questa tamarraggine, sì, no, diciamo così, sì. Anche se è appena uscito un programma che si chiama Tamarraide, secondo me proprio perché è uscito, cioè io penso che quando a un certo punto c'è un eccesso di offerta di un certo tipo, non lo so, forse io sono un inguaribile ottimista sulla posizione delle donne, perché comunque nel complesso mi sembra che la situazione è migliorata. Chi di noi vorrebbe tornare a tenersi magari un marito che non ti piace, che ti riempie di corna perché non sai dove sbattere la testa, perché non hai una lira, perché non guadagni? Cioè, ragazzi, queste cose non sono così lontane nel tempo, sono conquiste importanti. Ecco, allora, questi dettagli che non sono da poco, cioè questo bombardamento di immagini volgari e sbagliate, mi sembra che ha toccato un apice che non può che scendere. Poi, se mi sbaglio, mi rinviterete fra 2 anni e mi tirerete i pomodori. Vediamo cosa succede. No, hai ragione, insomma. Io lo spero. Hai ragione, perché... Alessandra. Ed hai ragione anche quando dici che i concorsi di bellezza sono passati di moda. Dire, infatti no, lo dico a quelli così preoccupati, perché abbiamo perso, qua siamo proprio nel centro gravitazionale del concorso, poi tutto sommato non abbiamo perso un granché, signora, abbiamo perso Miss Italia, avete 18-20, cosa volete di più? È vero o no? Il livello estetico rimane all'altezza. Non stavo parlando di te. Posso aggiungere dimmi. No, assolutamente. Io lavoro in biblioteca, lavoro con circa 15 donne, siamo 3 uomini, devo dire che mi trovo benissimo. Ci credo. No, ma ci mancherebbe altro. No, ma poi questa cosa del... cioè, non, la partita non va giocata nel confronto, nella guerra tra uomo e donna. Perché questo fatto della guerra tra uomo e donna mi ha sempre fatto ridere. E mi viene in mente una frase di Henry Kissinger, lui la pronunciava per altri motivi. Kissinger diceva sempre... non si può vincere una guerra quando si simpatizza per il nemico. Quindi nessuno dei due vincerà mai questa guerra, rimarrà sempre pari e patta. Adrian, torniamo a Riporto. Libro, ripeto, davvero molto intrigante, perché hai indovinato questo elemento, no? del riporto, dell'istituzionalizzare a livello familiare il riporto come... se, diventa una tradizione di famiglia e quindi anche una specie di atto di creatività artistica proprio, no? Ecco. Sì. Quindi insomma dimostri che il fatto della letteratura, della migrazione, degli argentini che vengono in Italia e continuano a parlare della migrazione, insomma l'hai superato di gran lunga, no? Tu hai parlato di tutt'altro. Sì, da quando... sì, c'è, diciamo che... c'è un'etichetta che ultimamente dagli anni 90, dagli inizi degli anni 90, quando alcuni dei cosiddetti immigranti che sono venuti qui in Italia, provenendo appunto da un altro contesto linguistico, hanno cambiato lingua per cominciare a scrivere in italiano. A me è successo questo, insomma. E, solo che io già avevo pubblicato in Argentina. Era il mio primo romanzo, era uscito in Argentina, in spagnolo. Ora, in genere la letteratura della migrazione viene etichettata appunto perché è molto autobiografica, insomma, pone il problema centrale del migrante e tutte le difficoltà che trova nell'inserirsi nella nuova società, appunto. A me tutto questo... interessa, perché interessa dal punto di vista sociologico, anche affettivo volendo, e dal punto di vista letterario devo dire che non mi sono mai occupato per ora, se non qualche racconto, perché io provengo da una famiglia di migranti, tra l'altro il mio bisnonno, cioè già da mio bisnonno e anche prima facevano la sponda tra l'Argentina e l'Italia, quindi conosco bene il problema della migrazione e conosco bene anche tutte le difficoltà. I miei erano partiti per l'Argentina con tante difficoltà economiche quando erano piccoli e quindi hanno dovuto ricrearsi una nuova vita in un posto che loro aspettavano che fosse completamente diverso, invece poi l'Argentina non era tutto quello che si aspettavano. Comunque, ecco, diciamo che
delle esperienze anche in prima persona ne conosco. Però a me mi interessano, sinceramente mi interessano altre tematiche da trattare nei libri. E una di queste è il problema delle ossessioni delle persone. A me mi sono abbastanza affascinato di certe ossessioni, di certi tic che hanno le persone. Un libro precedente a questo, che si chiama La Pelusa, era un personaggio ossessionato dalla polvere, che puliva sempre, stava sempre a pulire in continuazione, non riusciva a vedere nulla se non era tutto pulito, non riusciva a fare niente. E con altri libri anche, il tema dell'ossessione sono abbastanza affezionato. Questo un po', c'è l'ossessione del pettinarsi, del curarsi sempre la pettinatura, ecco. E diciamo che è un po' questo il movente della quello che, se possiamo dire così, che mi ispira, che mi fa riprendere ogni giorno la penna, ecco questo. Grazie a te. Io volevo farti un'altra domanda, ma così la faccio a entrambi. Grazie. Ho letto che il tuo primo romanzo, Restituiscimi il cappotto, quello con Fernandel, se non sbaglio, sì, casa editrice che ha scoperto il nostro amico Gianluca Morozzi, tra gli altri, sì, sì, eccetera. Quel romanzo poi è stato riproposto nel 2011 tramite ebook. Sì. Ecco, io così volevo parlare con voi brevemente, nelle ultime battute, che cosa ne pensi di questo fenomeno dell'ebook? Ma io, allora, innanzitutto quel romanzo appena uscito è stato una settimana... L'ebook è quando, scusa, lo sapete tutti, però magari una sola persona non lo sa, è quando il libro lo potete leggere direttamente da internet, ecco, non è più su supporto cartaceo, tanto per intenderci. È stato primo in classifica per una settimana, poi mi hanno detto, poi ho scoperto l'arcano, perché è stato primo in classifica, non perché sia bello e io sia bravo, ma perché si vende pochissimi, gli ebook si vendono pochissimi, quindi basta vendere un centinaio di ebook e schizzi subito in primo in classifica. Comunque, che opinione ho? Io, guarda, lavoro in biblioteca, quindi me ne occupo anche dei libri antichi. Certo, perderesti il lavoro, tanto no, per cominciare. No, io mi occupo dei libri antichi, quindi ho catalogato fondi antichi e tutto quanto. Però devo dire che l'ebook non lo leggo, non riesco a leggerlo. No, ancora non sono... No, non ho l'iPad, cioè non ho il lettore, quindi non lo so nemmeno come si riesce a leggere, se si riesce a leggere un intero romanzo. Non ci ho mai provato. Però non ho niente contro, anche perché c'è tutta una letteratura cosiddetta grigia che ormai viene pubblicata solo in formato elettronico, e che soprattutto la letteratura medica, quella viene pubblicata solo in formato elettronico. Per sì, quanto riguarda la narrativa, ma infatti un conto è la saggistica, esatto, o comunque i testi universitari, eccetera, un conto invece è la letteratura, ma, la narrativa. Io non leggerei un libro in questa maniera, però bisogna anche abituarsi, perché tutti noi eravamo magari... Io sono un cane tecnologico, per cui ho fatto una fatica micidiale, però insomma poi a un certo punto... Internet mi serve tantissimo, lo uso tantissimo, al di là del discorso delle email che mandi, ma proprio per documentarti, eccetera. Penso che debba diventare uno strumento in più, ecco, io spero che i libri, quelli che tocchi, che poi i miei sono tutti sottolineati con 400.000 postille, eccetera, non devono, spero che non scompaiano mai, insomma. Però se questo è un mezzo in più per far arrivare a qualcuno che è fissato con l'iPad, come mezzo no? In più, senz'altro, il fatto che anche al Salone del Libro si parlava del fatto del libro. Comunque le cifre sono risibili, tanto che quando adesso, io ho chiesto al mio agente, ma sì, ok, l'abbiamo venduto, cosa prendo? Cioè praticamente niente. È tutto virtuale. È tutto molto virtuale. Sai che hai venduto il tuo libro anche in questa formula, però di diritti, non so, forse ti arrivano i soldi per pagare un aperitivo a un'amica. E vabbè, è meglio di niente, insomma. Pensate che quando mi intervistarono sull'argomento, io risposi che consideravo l'ebook invece un fenomeno pericolosissimo,
mi chiese, ma ai fini editoriali? Dissi, no, proprio pericolosissimo fisicamente, perché voi dovete sapere che io leggo molto volentieri nella vasca da bagno. Ah beh, quindi se allora, ti scivola il computer, è l'effetto phone, che è veramente drammatico. È pericoloso, prego, sì. The Youngs. Grazie, grazie ai Do Youngs, ragazzi, è stato davvero un piacere stare sul palco con voi, grazie al pubblico presente, a chi ci segue da casa, ad Adrian Bravi, ad Alessandra Appiano, noi, ad Andrea Pinkers, grazie Andrea per essere sbucato qui all'improvviso, fai sempre molto piacere, noi ci ritroviamo
domenica insieme al regista Biagio Proietti, la scrittrice Deborah Gambetta, il critico cinematografico Andrea Bruni, suoneranno Francesca Biondi insieme a Jay Sintoni, sarà un'altra bella domenica, vi aspetto qui alle 18:20 in punto. Ciao!